questa mostra e l'idea di questa mostra e anche il suo nome nascono dall'esigenza di dare uno spaccato di questo mondo contemporaneo che si sta in qualche modo, stanno venendo a galla una serie di situazioni, una certa pluralità che prima della caduta del muro di Berlino non esisteva perché il mondo era diviso in due schieramenti. Questa sala è divisa in quattro elementi, ognuno ha questa cornicetta, questa qui, quell'arancione riguarda l'Europa, poi c'è una geopoesia appunto in alluminio lì su quella parete, poi c'è due mappe dedicate all'America, all'America di Trump, per cui sono incentrate sul Messico perché è il fronte caldo, dopodiché ci sono cinque mappe dedicate all'Asia. Differenza fra geopoesia e geopolitica. In qualche modo è un lavoro dentro l'altro, nel senso che è nata un po' un'esigenza disegnare alcune mappe un po' più libere, artistiche, perché quando disegno le mappe geopolitiche devo mantenere un filo logico molto forte e cercare di essere il più lucida, chiara e pragmatica possibile, però quando disegno delle mappe di Limes è difficile, certe volte i sentimenti un po' prendono il sopravvento perché i temi sono sempre molto forti e abbastanza, certe volte anche angoscianti, quindi io ho creato questa seconda possibilità, cioè queste mappe legate ad alcune poesie che leggo per passione, per un mio filo personale, molto personale, e quindi creo delle mappe libere legate sempre a un processo, diciamo, creativo, pensato o studiato in qualche modo, che però mi dia la possibilità di sfogare l'aspetto più artistico che nasce in me mentre creo la geopolitica. Per cui sono due cose molto distinte per come nascono, però che sono servite una all'altra. Qual è la sua formazione? La mia formazione è un po' particolare perché io mi sono diplomata in ragioneria e dopodiché ho iniziato a lavorare a 19 anni, ho lavorato in un laboratorio di serigrafia, un laboratorio paterno per 10 anni. Nel frattempo ho fatto una scuola d'arte a Roma e ho preso un diploma di lingua francese che mi piaceva molto e ho iniziato a lavorare per Limes molto giovane perché era il 1993, dal secondo volume. Ero brava già a disegnare con il metodo vettoriale, cioè sarebbe un programma, un software che consente di ottenere un disegno a mano libera, però direttamente nel computer. Limes aveva bisogno di questo tipo di particolarità, per cui è andata bene, è stata fortunata all'inizio. Poi è diventata una passione, e un lavoro, una passione. Sono molte le persone che fanno il suo lavoro, se ce ne sono. No, perché innanzitutto io sono, diciamo, come formazione all'inizio un grafico e quindi conoscevo anche i problemi di stampa perché ho lavorato in laboratorio, quindi era un po' un misto di preparazione che è molto particolare. E poi diciamo, i cartografi in Italia sono geografi che lavorano con il GIS e fanno delle mappe di un certo tipo, mappe tecniche, molto belle, molto accurate, molto scientifiche. Invece io ho mischiato, diciamo, due particolarità, cioè la scientificità e gli eventi che stanno avvenendo. Questa secondo me è la particolarità di Limes, delle mappe di Limes, è proprio la fotografia di un momento preciso che sta avvenendo nel mondo e insieme a una certa grazia data dal lavoro di grafica, di origine. Quindi è un po', mi rendo conto che è una cosa che ho un po' creato io. Che ha realizzato anche, però sono diventate vere e proprie opere d'arte, mi pare, lo scorso anno con la mostra Scusate l'amore. Sì, ho appena chiuso questa mostra all'inizio del 2017, è durata un mese e mezzo, Scusate l'amore, dove ho presentato le mie mappe geopolitiche e anche delle tele, perché dipingo dei quadri, tutti molto colorati, non mi pongo proprio il soggetto, è un lavoro estremamente libero che faccio per espandere il colore che nasce all'interno delle mappe geopolitiche. In realtà il mio sarebbe un lavoro che andrebbe esposto insieme, cioè tele, geopolitica e geopoesia, per capire in pieno il percorso che faccio. Ecco, un percorso che comunque aiuta molto le persone a comprendere i cambiamenti oramai velocissimi delle situazioni nel mondo.
Sì, mi rendo conto e mi sento anche molto la responsabilità di quindi avere un'etica precisa e pulita in modo tale da offrire alle persone che leggono l'IMES e che leggono le mie mappe di analizzare un po' per se stessi il mondo, cioè cerco di influenzare il meno possibile, anzi, e di trasformare i testi degli autori, cioè per me, diciamo, un riferimento importantissimo sono le parole, io le chiamo le parole di Limes, le parole degli autori e anche delle persone che lavorano con me nella redazione web, tutte le persone che mi aiutano a trovare il materiale, gli elementi per arricchire le mappe, perché le parole sono fonte proprio di creatività, nel senso, leggere una parola fa nascere in me, l'idea di come realizzarla come segno e come colore. Qual è la carta che le piacerebbe disegnare? Dove ci siano solamente innovazioni verso un futuro più aggregante e più utile per tutti, anche della medicina o della scienza o della chirurgia, non lo so, tutti questi elementi che possano veramente aiutare un'evoluzione umana un pochino più svincolata da queste barbarie, diciamo, di guerre terroristiche. Questo proprio non vorrei vederlo più. Siamo a Genova, una domanda d'obbligo con 3 giorni di Limes. Genova è una città particolare, come vede la città di Genova? Mi piace moltissimo camminare per le strade di Genova, se si possono chiamare strade perché sono tutti questi vicoletti, scelgo sempre il vicolo più stretto quando devo andare verso il mare e mi piace vedere questa commistione tra architettura lasciata andare, in qualche modo questi palazzi così vecchi, antichi, diroccati anche per certi aspetti e poi vedere vicino un'architettura moderna, ben curata, oppure arrivare al mare e vedere queste aperture. È una città vera, una città che coniuga l'antico senza tanto vezzeggiarlo e il moderno, ma soprattutto è attiva. Ci sono i negozi, c'è la gente che fa la spesa. Ecco, questo a Roma si è già un po' perso.